Salve ragazzi, adesso andiamo a vedere sempre relativamente alla piridina, quello che è l'attacco elettrofilo con un generico appunto elettrofilo, potevamo anche scrivere più come elettrofilo, possiamo anche vedere in realtà lo ione nitronio che va a reagire con la piridina. La piridina dà appunto reazione di sostituzione elettrofila aromatica. E nello specifico reagirà con acido nitrico e acido solforico a temperature elevate, circa 280-300 gradi. Al contrario, il pirrolo invece, che è un anello elettronricco, non può essere, diciamo così, non si può effettuare la nitrazione perché l'ambiente fortemente acido tenderebbe a formare, a polimerizzare il pirrolo. In quel caso va usata una miscela diversa. In questo caso però va bene questa, quindi noi qui abbiamo scritto attacco elettrofilo e posizione favorita. Noi sappiamo che la piridina ha questa struttura, come abbiamo già avuto modo di vedere, questa struttura. In pratica, quando io scrivo una struttura di questo tipo, sto dicendo che ha delle posizioni favorite per legare l'elettrofilo. Poi io qui vi scrivo più NO2 più, questo si chiama ione nitronio. Ricordatevi che questo ione nitronio l'avete sicuramente incontrato in chimica organica 1 quando avete fatto la sostituzione elettrofila aromatica e precisamente la nitrazione, perché da una miscela di acido nitrico e solforico si crea appunto lo ione nitronio, che è nello specifico l'elettrofilo della nitrazione. E vi dico subito questa cosa. In pratica, qui scriviamo attacco favorito. Ora, noi potevamo anche far finta di non sapere qual era la posizione di attacco favorito di questo elettrofilo nelle posizioni della piridina. Quindi sappiamo che l'eteroatomo ha la posizione 1 nei composti eterociclici, poi abbiamo posizione 2, 3 e 4. E la posizione favorita di attacco nella piridina è la posizione 3. Quindi qui ho scritto attacco favorito. A questo punto che cosa faccio? Faccio vedere l'attacco elettrofilo andando appunto a sfruttare questo doppio legame perché voglio legare l'NO2 in questa posizione, lo ione nitronio in posizione 3. Naturalmente poi giustificheremo con le strutture di risonanza dell'ibrido intermedio che vengono a crearsi perché questo attacco è favorito in sostanza. Quindi ricordatevi sempre che gli elettroni, le frecce vanno dagli elettroni agli atomi, quindi in questo caso questa coppia, quest'atomo appunto elettrofilo, e da questa possiamo andare a scrivere una prima struttura. Quindi che cosa faccio? Vado tranquillamente a mettere. Intanto che cosa? Questo doppio legame non l'abbiamo spostato. Mettiamo anche il doppietto sull'atomo di azoto della piridina. A questo punto che cosa posso scrivere? Sto dicendo che sto facendo l'attacco in posizione 3, quindi andrò a scrivere NO2 in questa posizione. Questi chiaramente li posso mettere anche cuneato e mettere in evidenza l'idrogeno che è presente in questa posizione tratteggiato. Devo mettere la carica positiva in questa posizione. In pratica sto dicendo che sto spostando questa coppia per intercettare l'elettrofilo che si lega in posizione 3 e su questo carbonio rimarrà una lacuna elettronica. Quindi avrò una carica positiva in quella posizione. Andando a scrivere le altre strutture di risonanza di questo ibrido intermedio. E praticamente sto dicendo che questa coppia porterà alla risonanza di questo legame e quindi posso scrivere un'ulteriore struttura. Quindi metterò un doppio legame in questa posizione, il doppio legame qui è appunto presente, qui lascio sempre l'idrogeno tratteggiato e l'NO2 nel cuneo, quindi questo è un carbonio che non ha appunto doppi legami, all'ottetto completo comunque, e quindi la carica positiva. L'alcuna elettronica si troverà su questo carbonio. A questo punto, chi compensa questa carica sarà questo doppio legame, sempre con il solito spostamento. Quindi posso scrivere un'ulteriore struttura. Quindi, doppio legame era presente, non l'abbiamo toccato, abbiamo spostato questo in questa posizione e
Questo idrogeno è rimasto sempre nella stessa situazione come lo stesso NO2. Quindi la carica positiva a questo punto si è trasferita qua. Queste sono le strutture di risonanza dell'intermedio che derivano da che cosa? Che derivano dall'attacco in posizione 3. Ora uno potrebbe dire, qui non vedo niente di particolare, certo, però dobbiamo andare a vedere almeno uno dei due attacchi sfavoriti, che chiaramente a questo punto abbiamo capito essere le posizioni 2 e 4. Andiamo a fare vedere appunto uno di quei due attacchi sfavoriti, quindi io qui scriverò attacco sfavorito. Ok? E facciamo uno dei due attacchi, chiaramente possiamo per esempio fare l'attacco nella posizione 2. Se avessi fatto l'attacco nella posizione 4 sarebbe stata la stessa identica cosa, e quindi non è quello il punto. Quindi facciamo l'attacco nella posizione 2, sempre con chi? Con lo ione nitronio, che è derivato da quella miscela di acido nitrico e solforico. Allora, quindi sto dicendo che deve effettuare l'attacco in posizione 2, che è una, come la 4, delle posizioni appunto sfavorite di attacco. Quindi utilizzerò questo doppio legame che intercetta appunto l'elettrofilo e andrò a scrivere la prima struttura che ne deriva, come facciamo sempre. Quindi sto dicendo che sto legando in questa posizione lo ione nitronio. Quindi che cosa faccio? Come prima posso tranquillamente scrivere l'NO2 cuneato e l'idrogeno tratteggiato, e soprattutto indicare la lacuna elettronica su questo carbonio, giustamente. Questa carica su questo carbonio provocherà la risonanza di questo legame e quindi potrò andare a scrivere la successiva struttura. Fino a qui, diciamo, niente di nuovo. Quindi avrò doppio legame, lacuna elettronica a questo punto su questo carbonio. Sempre abbiamo chiaramente NO2, l'idrogeno tratteggiato. A questo punto posso tranquillamente vedere che questa carica per risonanza verrà compensata da questo spostamento elettronico, di solito insomma, ora non stiamo lì sempre a dire le stesse cose, e posso notare che cosa? Che qui avrò sempre la stessa situazione, idrogeno tratteggiato e NO2 cuneato. Avrò il legame doppio qui, e a questo punto notiamo una cosa importante, perché noi, a seconda degli attacchi che stiamo effettuando, dobbiamo giustificare perché quell'attacco è favorito, perché quell'altro attacco è sfavorito. Allora andiamo a vedere l'analisi di queste tre strutture. Allora, se ho effettuato un attacco in posizione 3, ok, sto letteralmente dicendo che ottengo tre strutture per quell'intermedio, in sostanza, no? Se vado a effettuare l'attacco in 2, ricordiamo che se avessi effettuato l'attacco in 4 avrei ottenuto sempre tre strutture. Allora uno potrebbe dire, per il numero di strutture dell'intermedio, ok, sono 3 derivanti dall'attacco in posizione 3 e 3 derivanti dall'attacco in posizione 2. Quindi per numero di strutture dell'intermedio non posso dire che è più stabilizzato questo attacco, perché abbiamo 3 strutture, 3. Se avessi avuto 4 o 5 strutture per questo attacco avrei giustificato con il numero di strutture dell'intermedio. E quindi quando non c'è un numero superiore di strutture si passa a considerare l'eventuale presenza di strutture particolarmente stabili o particolarmente, diciamo così, instabili. Se andiamo a vedere quest'atomo di azoto, fino ad ora non ho messo ancora la carica, quest'atomo di azoto ha una carica positiva. Che cosa vuol dire questo? La mettiamo anche in evidenza. Andiamo a vedere se in una di queste strutture derivanti dall'attacco in 3 è presente quella carica, una carica positiva sull'atomo di azoto. Su questa non è presente, su questa non è presente, su questa non è presente. Qui no, ma è presente in questa struttura, ok? E tenete conto che questa carica positiva sistemata su quest'atomo di azoto fa sì che questo azoto possieda solamente un sestetto elettronico. Infatti, se andate a considerare tutti gli elettroni, questo azoto ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 elettroni.
che chiaramente per l'azoto non è una situazione di elevata stabilità, anzi poco e niente, cosa che non si verifica con l'attacco in posizione 3. Quindi che cosa vuol dire questo? Che l'azoto, possedendo questo sestete elettronico, non è chiaramente non stabilizza appunto la struttura e quindi neppure l'attacco che provoca la formazione di questa struttura, ok? Quindi che cosa vuol dire? Che comunque questa struttura risulta essere meno stabile e quindi l'attacco che andrebbe a creare cioè questa struttura, queste due sono paragonabili a queste tre, ma l'attacco che provoca la formazione di questa struttura instabile praticamente è meno favorito rispetto a quello che provoca la formazione di queste tre strutture, in cui questa situazione di instabilità praticamente non è presente. Quindi possiamo dire che la struttura, se andiamo a numerarle dicendo 1, 2, 3 per queste tre strutture derivanti dall'attacco in meta e numerando queste altre, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, diremo che l'attacco nelle posizioni 2 e anche la 4 avrebbe dato una struttura di questo tipo. L'attacco appunto nella posizione 2 e 4 praticamente sfavorito perché si viene a creare una struttura particolarmente instabile. In questo caso è la struttura 6, in cui l'azoto presenta la carica positiva, un sestetto elettronico. Risulta praticamente meno stabile, in pratica la sua formazione, quindi l'attacco che provocherebbe la formazione stessa di questa. Quindi quando abbiamo che la sostituzione elettrofila avviene in posizione 2 o in 4, attenzione, una delle strutture di risonanza di questo catione intermedio che abbiamo scritto presenta la carica positiva sull'azoto, ricordando appunto che l'azoto è più elettronegativo del carbonio e naturalmente sopporta meno facilmente questa carica, quindi risulterà meno stabile. In più c'è anche il discorso del sestetto elettronico sull'atomo di azoto, cosa che non si verifica in nessun caso se io effettuo l'attacco in posizione 3. Ecco che quindi la posizione favorita nella piridina è la posizione 3. Potuto fare anche l'attacco in 4, ma avremmo sempre ottenuto questa struttura particolarmente instabile. Ecco che quindi gli elettrofili nella piridina si legano nella posizione 3 per tutto quello che abbiamo detto. Nelle prossime vedremo anche le reazioni, chiaramente, e vedremo anche le sintesi. Se avete domande, fatele pure nel canale, iscrivetevi per ricevere le notifiche e visitate anche la pagina Facebook, Giuseppe Murgia e trattino lezioni di chimica. Grazie ragazzi.